Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi vi voglio mostrare alcuni generi alimentari e non solo che ho acquistato in un negozio specializzato in prodotti biologici. Da un po' di tempo a questa parte sono più attenta all'alimentazione, quindi sto cercando anche di comprare prodotti non solo biologici ma anche ecosolidali. Da questa seconda cosa non è tanto semplice riuscire a trovare prodotti del genere, però sto cercando di informarmi per riuscire a trovare questi prodotti. E questo è un modo anche per stimolarmi ad avere un'alimentazione corretta anche dal punto di vista delle qualità, delle quantità, oltre che della qualità, per cercare una buona volta di riuscire a perdere peso, quindi uscire dal sovrappeso e finalmente raggiungere il peso forma. Ma veniamo adesso alle cose che ho acquistato. A proposito del raggiungimento del peso forma, ho acquistato degli spezzafame. Spezzafame che più che altro non sono dovuta al fatto che effettivamente io abbia fame in alcuni momenti, ma è quella voglia di mangiare, di masticare, quella voglia di saziarsi in qualche modo, tranquillizzarsi anche con il cibo. Certo, è un atteggiamento che devo vincere e mentre lo vinco, sto cercando di nutrirmi senza acquisire tante calorie con prodotti salutari, ma comunque, ripeto, il problema sono anche le quantità. Io ho cercato adesso di fare un piano alimentare in cui le quantità siano rispettate e per gli snack, diciamo per gli spezzafame, ho acquistato tre confezioni di arbusti diversi e con alimenti diversi. Ho preso uno snack avena e quinoa con semi di zucca, poi ho preso un altro snack con cece, lenticchie e rosmarino e poi ancora uno snack con lupino e fagioli con semi di sesamo. E sono senza glutine e li ho pagati 1,60 euro l'uno, quindi costicchiano abbastanza per un quantitativo veramente minuscolo. Come grammi sono 35 grammi. Io voglio far in modo che quando apro una confezione del genere, di questa, riesca ad andarci per due momenti, per due spuntini. Ho acquistato non una marmellata ma una composta di pesche. Ricordiamoci che le marmellate sono solo quelle di agrumi quando c'è un determinato quantitativo di frutta. Questa composta di pesche non solo è un prodotto bio, ma non ci sono conservanti, perché io ho notato, guardando gli ingredienti di diverse marmellate bio, che sì, sono bio, ma poi alla fine come conservante c'è l'acido citrico. Qui non solo non c'è l'acido citrico, non c'è anche la pectina come addensante. L'ho pagato 3,79 euro per un peso di 270 grammi e su 270 grammi praticamente ci sono oltre 100 grammi di frutta, 102 grammi di frutta, quindi il primo ingrediente sono le pesche, il secondo lo zucchero d'uva, poi ci sono ancora succo di limone, tutto ingredienti biologici senza conservanti o altro. Poi ho preso una confezione, un barattolino di fagioli rossi, gli azuki. Sono già pronti, quindi da preparare, sono già pronti da preparare, sono già pronti per preparare delle pietanze senza doverli cuocere. Sono quanti grammi? Sono 400 grammi di prodotto e sono certificato prodotto vegano e soprattutto è un prodotto bio e l'ho pagati 99 centesimi. Poi ho preso un altro barattolino di
legumi. Questa è una confezione di 4 legumi, sempre prodotti bio. Io di rivero preferisco acquistare i legumi bio secchi, però ogni tanto avere qualche prodotto pronto è bene se si ha fretta, se non ci si è organizzati bene e quindi si può all'ultimo momento preparare qualcosa. Poi ho comprato questo preparato di farina d'avena istantanea al gusto di cocco. Questa farina serve per preparare i pancake. Come ingredienti c'è la farina d'avena deamarizzata istantanea, cacao magro in polvere. Qui come zucchero purtroppo c'è l'edulcorante sucralosio e aromi. Ecco, su questi aromi sono un po' perplessa perché vorrei sapere che tipo di aromi sono. Io metterei la legge affinché fosse specificato per filo e per segno cosa sono i vari ingredienti. Aromi in generale, cosa significa? Non significa niente. Quando mettono aromi naturali significa aromi artificiali, perché sono praticamente delle sostanze chimiche che riproducono l'aroma naturale di un determinato alimento. Quindi dovrebbe essere specificata meglio la questione sugli aromi. Comunque questo è 1 chilo, l'ho pagato 8,90 € e quindi è un preparato per pancake con la farina d'avena istantanea. Voglio provarla per vedere se è buona e voglio andare poi sul sito di questa azienda per vedere un po' la ricetta. E appena farò questi pancake con questo prodotto di farina d'avena deamarizzata e istantanea, farò un video e quindi condividerò con voi il risultato, vi dirò cosa ne penso. Ho acquistato anche un pacco di pasta, però questa non è bio, almeno non c'è scritto che è bio, però è una pasta senza glutine con farina di quinoa ed è della Granoro. L'ho pagata. Ah, c'è scritto 1,69 €, un po' caruccia, però voglio provare questa pasta alla quinoa, non l'ho mai assaggiata la pasta alla quinoa, e magari vedere anche una ricetta particolare, un sughetto particolare, un condimento particolare da abbinare a questo tipo di pasta. Anche per questa, quando la preparerò, ho intenzione di fare un video. Ultimo acquisto per quanto riguarda gli alimenti, ho acquistato questa confezione di caffè verde, ananas, tè verde e zenzero per l'equilibrio del peso corporeo. Praticamente, visto che voglio fare delle colazioni un po' più controllate dal punto di vista calorico, voglio fare delle cene un po' più parche, voglio inserire appunto questa tisana per evitare di mangiare. Infatti, questa tisana, che va presa 2 volte al giorno, va presa lontano dai pasti. Quindi ho intenzione di bere questa tisana alla sera e anche al mattino, quindi a metà mattinata lontano dal pasto, e la sera perché ho intenzione di saltare la cena. Voglio fare una colazione più equilibrata, più appunto come dicevo io, meno calorica, fare un pasto al pranzo non eccessivo, non andare oltre perché alcune volte mi lascio andare, e la cena saltarla, fare una sorta di digiuno intermittente, chiamiamolo così, perché non ho la cena, non ho intenzione di
zuccherare questa tisana. Già io ho preso delle tisane al semplice caffè verde, visto che non c'è bisogno di zuccherarle perché il sapore non è amarognolo, è un buon sapore, si può benissimo bere senza zucchero. Poi, visto che c'è l'aggiunta dell'ananas e dello zenzero, dovrebbe dare quel sapore dolciastro dell'ananas e piccantuccio dello zenzero, che dovrebbero dare una corposità, una completezza di gusto, tanto da non richiedere l'utilizzo né del miele né dello zucchero. E questa tisana sono 20 bustine, sì, quindi dovrei consumarle in una decina di giorni circa. Visto che inizio stasera, quindi per questo dico circa, sono 20 bustine, quindi in circa 10 giorni l'ho pagato 3,89 euro. Questi sono tutti gli alimenti e poi ho acquistato un prodotto non alimentare, ovvero una saponetta, sapone tipo Marsiglia, perché ho terminato il sapone che faccio io. Anzi, ho intenzione a breve di fare un video in cui faccio vedere come faccio il sapone in casa, però visto che il sapone in casa, quando lo si fa, poi ha un periodo di maturazione, non lo si può utilizzare subito, circa 40 giorni, ecco, io per i prossimi giorni sarò senza il mio amatissimo sapone. Comunque questo sapone è per fare un bucato ecologico. Come ingredienti c'è il sodio palmate, poi sempre un altro sodio palma kernelate, acqua, glicerina, sodium cloride, tetrasodium etidronate. Dovrebbe essere un sapone abbastanza buono dal punto di vista della pulizia, insomma, dovrebbe pulire bene, non dovrebbe essere però aggressivo. Visto che io questo sapone lo uso anche grattugiato per fare degli spruzzini con un prodotto sgrassatore, ecco, voglio utilizzare questo per riempire uno dei miei spruzzini sgrassatori. Visto che a giorni voglio lavare vetri e soprattutto le tapparelle, voglio preparare un prodotto proprio a base di questo sapone tipo Marsiglia, e anche di questo vi farò il video. Spero con queste mie chiacchiere di esservi stata utile, di avervi dato degli spunti. Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale per farlo crescere. E adesso io vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!